Oggi parliamo di come funziona un compilatore, dando per scontato che se siete in questo canale, tutti sappiamo bene o male di cosa si tratta. Per quelli che non lo sanno, un compilatore è un programma per computer che traduce un codice in un altro codice. Il codice di partenza viene definito codice sorgente che è scritto in uno dei molteplici linguaggi di programmazione che vi ho fatto vedere qualche mese fa nella mia serie 7 linguaggi in 7 giorni. Se ve la siete persa, qua sopra, magicamente comparirà un rettangolino che vi permette di andare a recuperarvela. Il compilatore prende questo codice sorgente e lo traduce in qualcos'altro. E quel qualcos'altro è oggetto di discussione in questo video. Vi anticipo, questo video sarà molto lungo. Prima di procedere, questo video non parlerà di interprete. Quindi andiamo avanti. Una volta che il nostro compilatore abbia preso il nostro codice sorgente, cosa ci fa? Cioè, cosa ci compila? Ci fa gli F24? Nonostante potesse fare comodo a molti, in effetti il compilatore fa un lavoro assai più complesso di compilare un modulo per l'Agenzia delle Entrate. E quindi addentriamoci nel magico mondo dei compilatori. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi andiamo a capire che tipo di lavoro svolge un compilatore. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno in questo canale, fatemi sapere se apprezzate questo video iscrivendovi al canale e cliccando la campanellina degli avvisi, così da essere sempre aggiornati con gli altri video che porto su questo canale. E quindi, adesso proseguiamo. Abbiamo capito prima della sigla che il compilatore non ci fa gli F24. E quindi cosa ci fa? Cosa ci dà? E questo dipende molto dal compilatore. L'output del processo di traduzione di un codice sorgente può essere un codice oggetto, un codice macchina, un bytecode o addirittura un altro codice sorgente. Qualcuno qua mi potrebbe interrompere dicendo: ma i compilatori non restituiscono anche gli eseguibili? Giusto, ma come vi dicevo, il viaggio è molto lungo. E quindi vediamo come dal codice sorgente otteniamo l'output del compilatore, qualsiasi esso sia di quelle che abbiamo elencato poc'anzi. La prima cosa che il compilatore fa è l'analisi lessicale, in inglese tokenization. Lo scopo dell'analisi lessicale è quello di convertire i caratteri che si trovano nel codice sorgente in quelli che vengono definiti token. Ogni volta che viene trovato un token, viene data una sorta di etichetta. Se viene trovato il nome di una variabile o funzione, quel token sarà un identificatore. Se viene trovata una parola chiave, allora sarà una keyword. Esistono diverse tipologie di token e non le possiamo elencare tutte, anche perché dipendono anche dal linguaggio di programmazione. Dopo l'analisi lessicale si passa all'analisi sintattica, detta in inglese parsing. Lo scopo del parsing è quello di andare a capire se le boiate che abbiamo scritto nel nostro codice sorgente abbiano un senso logico nel linguaggio di programmazione che abbiamo scelto. A questo punto faccio un esempio che prendo in prestito da quando facevo le scuole medie. Prendiamo la frase: io leggo un libro e ne facciamo l'analisi grammaticale. Io è un pronome, leggo è un verbo, un articolo indeterminativo, libro è un sostantivo. Ognuna di queste parole è un token a cui abbiamo affibbiato una categoria lessicale. Il tokenizer di un compilatore fa la stessa cosa. Tuttavia, dal punto di vista di analisi lessicale, la frase leggo libro un io oppure un io libro leggo avranno lo stesso risultato, semplicemente in ordine diverso. E come facciamo a sapere che tra le possibili permutazioni di queste quattro parole, qual è quella giusta? Lo strumento che ci permette di capire qual è la frase giusta è la grammatica. L'italiano è una lingua soggetto-verbo-oggetto, quindi se facciamo analisi logica della frase io leggo un libro, funziona tutto, perché abbiamo il soggetto, il verbo e alla fine il complemento. Il parser di un compilatore fa la stessa cosa. Una volta ricevuto i token, si occupa di controllare che siano nella sequenza giusta secondo la grammatica del linguaggio. E se non lo sapevate, anche un linguaggio di programmazione ha una grammatica. E infatti qua a schermo potete vedere un breve scorcio della grammatica del linguaggio di programmazione. Sì, l'analisi lessicale e sintattica fanno parte di quello che viene chiamato il front-end di un compilatore. Una volta che il front-end del compilatore è soddisfatto del fatto che non abbiamo scritto boiate, passa il risultato della sua analisi al back-end.
Quello che succede nel back-end dipende dal linguaggio di programmazione e da questo momento in poi io prenderò come esempio C o C++. La prima cosa che fa il back-end è quello di prendere il risultato dell'analisi e di tradurlo in assembly. È importante specificare che questo passaggio è dipendente dall'architettura, perché se siamo su un processore x86 oppure su un ARM, il risultato sarà profondamente diverso, perché questi due processori avranno un linguaggio macchina diverso. A schermo vedete lo stesso codice sorgente scritto in C, compilato da un lato in x86 e dall'altro lato per ARM. Il fatto che stia marcando questo dettaglio è molto importante, lo vediamo dopo, ma molto dopo. Questo codice assembly viene fornito all'assembler, che lo converte in quello che viene definito un codice oggetto. E che sarà mai un codice oggetto? È semplicemente il nostro programma compilato e assemblato in formato binario. E quindi lo possiamo eseguire? No. Prima di correre sul desktop e fare doppio clic col mouse su quell'icona che rappresenta il nostro programma, mancano ancora diversi passaggi. E quindi dobbiamo aspettare. Seppur il codice oggetto contiene il nostro programma assemblato per il nostro processore, ancora a questo punto mancano dei pezzi. Questo programma, ad esempio, che vede qua a schermo, che non va altro che stampare Hello World, contiene questo token, printf. E che m***a è printf? Ovviamente lo sapete, la funzione che stampa a schermo la nostra stringa. Ma non l'abbiamo fatta noi, non spunta in questo programma. E quindi, se non l'abbiamo fatta noi, dove la prendiamo? Qualcuno l'ha già fatta per noi, e nel caso di C e C++ si trova all'interno della libreria standard di C. Però quando noi abbiamo fatto il codice oggetto del nostro programma, non abbiamo specificato dove si trovasse la funzione printf. Ecco quali sono i pezzi mancanti di cui vi parlavo poco fa, ovvero mancano i riferimenti alle funzioni esterne. Fondamentalmente le funzioni esterne possono trovarsi in due posti ben precisi. Ad esempio, in altri file oggetto. Possiamo infatti fare due codici in C che vengono compilati in due codici oggetto e poi vengono messi assieme. Oppure ce le ritroviamo in quelle che vengono chiamate librerie, come ad esempio la libreria standard di C. E le librerie possono essere di due tipi, anche in questo caso. Quelle statiche e quelle dinamiche. Infatti, il processo che avviene dopo la generazione del codice oggetto è quella del linking. Il processo di linking che coinvolge file oggetto e librerie statiche è pressoché identico. Il linker li mette assieme e una volta messe insieme sa dove si trova la funzione printf o qualsiasi altra funzione, quindi può dire facilmente dove andare a saltare nel programma quando si trova una chiamata di una funzione, perché quando si chiama una funzione il programma salta da un'altra parte del codice. Il linking dinamico lo lasciamo stare per il momento di lato perché è una cosa a parte. Quindi, una volta linkato tutto, abbiamo il nostro eseguibile? Dipende. L'output del nostro compilatore può essere di tre tipi. Può essere appunto un eseguibile, una libreria statica o una libreria dinamica. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro eseguibile, abbiamo finito. Se vogliamo ottenere una libreria statica o dinamica che sia, queste poi devono essere linkate con altri programmi, ovviamente per funzionare. E il linking dinamico? Quello che poco fa abbiamo messo da parte? Quando convertiamo un codice oggetto in una libreria dinamica, lo dobbiamo specificare. Il compilatore deve trattare le librerie dinamiche in una maniera leggermente diversa rispetto a quelle statiche. E il perché lo vediamo tra un po'. Una volta generato una libreria dinamica, il lavoro del compilatore è finito. E quindi, cosa mette assieme i nostri programmi con le librerie dinamiche? Ovviamente il nostro ben amato sistema operativo. Il sistema operativo si preoccuperà di capire quali sono le librerie da caricare durante il tempo di esecuzione, ovvero runtime. Vede quelle che servono, le carica a memoria, fa qualche altra piccola magagna, boom! Il nostro programma può stare tranquillo. Ma quali sono le magagne che il sistema operativo deve fare durante il linking dinamico? Deve mettere una pezza a quello che non fa il compilatore. Vi ricordate che vi dicevo che il compilatore le librerie dinamiche le deve trattare in maniera diversa da quelle statiche? Perché di questa differenza? Il fatto è il seguente. Quando un programma deve chiamare una funzione, un indirizzo di memoria dove deve saltare deve essere fornito. Se la funzione si trova in un altro file oggetto o libreria statica, il linker sa dove si trovano. Le mette infatti insieme a lui e quindi dice qua stanno, devi saltare là. Quando si crea una libreria dinamica, si deve generare un codice oggetto definito position independent code, ovvero codice indipendente dalla posizione. Quando il sistema operativo viene incaricato da un programma di caricare in memoria una libreria o più librerie dinamiche, deve fare un'operazione chiamata relocation, che semplicemente
deve specificare al programma dove stanno gli indirizzi di memoria delle funzioni all'interno della libreria dinamica che è stata appena caricata. Questo perché quella libreria, ogni volta che viene messa in memoria, sarà posizionata dal sistema operativo in parti diverse della RAM. E quindi, insomma, la magagna che fa è dire qui ci sono gli indirizzi. In questo video non mi posso soffermare sui vantaggi e svantaggi del linking statico e dinamico, perché ancora siamo a metà strada e dobbiamo proseguire. Finora quello che vi ho appena descritto è pressappoco come funziona GCC. E da quello che ho capito anche MSBC, il compilatore C e C++ di Microsoft. Un compilatore famoso di C e C++ è C-Lang, che tutti voi sono certo che pronunciate Clang. Ma io preferisco C-Lang perché a me Clang fa cagare. C-Lang fa tutti i passaggi che vi ho appena citato. Tokenization, parsing, assembler, object code, eseguibile. Tutti li fa. Tuttavia, aggiunge un altro passaggio tra il front-end e il back-end. Aggiunge quella che viene definita la rappresentazione intermedia. Prima di compilare il codice sorgente in assembly, C-Lang lo compila in un linguaggio intermedio. E i motivi sono tantissimi e più disparati. Questo linguaggio è un linguaggio assembly per un'architettura che non esiste e quindi è indipendente dalla macchina, seppur è a basso livello. Anche Rust funziona allo stesso modo di C-Lang. E come mai? È una coincidenza? Ma ovviamente no! C-Lang e Rust sono due compilatori per due linguaggi diversi, ma scritti entrambi usando LLVM. Che ci sta guardando qua? Per farla breve, LLVM è una enorme, mastodontica libreria per fare compilatori. Usando LLVM ti puoi fare il tuo linguaggio di programmazione con Blackjack a scudo di lusso, quindi magari che su un giorno farò il mio linguaggio di programmazione B. Se riavvolgiamo il nastro di questo video, tanto tempo fa avevo detto che l'output di un compilatore poteva essere un bytecode. E che diavolo è sto bytecode? Ovviamente dipende dal linguaggio di programmazione e adesso prendiamo come esempio Java. Il backend di Java non fa tutti quei passaggi di cui parlavo poc'anzi. Ne fa uno solo, bello grosso, ma uno solo. Prende il risultato dell'analisi sintattica e lo compila in bytecode. Il bytecode è l'equivalente di un file oggetto di come quelli che abbiamo visto per C e C++, però anziché essere scritto in un linguaggio che il processore può capire, è scritto per un processore e quindi anche per un'architettura che di fatto non esistono. Ma perché si fa questo? Perché quando fu inventato Java si voleva risolvere, tra le altre cose, il problema della portabilità dei programmi compilati in C e in C++. Di questa cosa avevo già parlato in questo video. Poiché il bytecode non può essere eseguito dal nostro processore perché non è scritto nel linguaggio macchina per cui quel processore è stato inventato, come lo eseguiamo? Abbiamo bisogno di quella che si chiama una runtime. Nel caso di Java, si ha la Java Virtual Machine o semplicemente JVM. La JVM, tra le altre cose, compila il bytecode nel linguaggio macchina del processore che sta sotto al nostro computer. Per questo motivo, questo genere di compilazione si chiama Just-in-Time Compiling, ovvero compilazione appena in tempo. Lo stesso sistema di compilazione è utilizzato da Microsoft per .NET. Infatti, C-Sharp, VBNet e anche F-Sharp vengono compilati in quello che si chiama Common Intermediate Language, che è il bytecode di Microsoft. E la runtime si chiama Common Language Runtime, che è anch'esso un compilatore just-in-time. Ovviamente i compilatori just-in-time non si limitano solamente a convertire il bytecode nel linguaggio macchina dell'architettura sottostante, ma si devono anche occupare del linking dinamico. È vero che vi ho detto poco fa che di questo se ne occupava il sistema operativo, tuttavia quello lo puoi fare quando compili un programma per quella macchina, per quell'architettura e per quel sistema operativo. Ma se vuoi fare il figo e escludi la macchina e quindi per eseguire il tuo programma hai bisogno di un ambiente, allora devi farti tutto da solo. Se da una parte le runtime di Java o C-Sharp vengono definiti compilatori just-in-time, quelle di GCC e C-Lang, o anche quello di Rust, vengono definiti compilatori ahead of time, ovvero compilatori prima del tempo. Non credete l'inglese? Beccatevi questa traduzione del caso. Prima di proseguire, devo aggiungere un altro piccolo dettaglio. A differenza di linguaggi come C, C++ o Rust, i linguaggi compilati mediante un bytecode non generano un codice macchina, o comunque non generano un codice macchina compatibile con l'architettura sottostante. Quindi, l'output in queste circostanze non può essere un eseguibile. Ecco perché
Tanto tempo fa vi avevo escluso gli eseguibili come output di un compilatore, tanto per essere quanto più generico possibile. E quindi perdiamo quel vantaggio di poter fare doppio clic sulle iconcine per eseguire la nostra applicazione? Non necessariamente. Nel caso di Java, come vi dicevo poco fa, l'output del compilatore è equivalente a un file oggetto però compilato in bytecode. Infatti il compilatore in Java genera un file .class per ogni classe presente nel codice sorgente e poi sarà la JVM a sapere come eseguire questi file sparsi qua e là. Tuttavia, questa cosa è molto scomoda. Immaginate che voi vogliate distribuire la vostra applicazione scritta in Java. In questi casi, quello che si fa in Java è quello di racchiudere tutti questi file .class in un file molto simile a file zip che viene chiamato JAR, che sta per Java Archive. E quando installiamo la runtime di Java, per esempio, su Windows, viene anche associato il file .jar come un file eseguibile. Magari questa cosa non viene fatta in tutti i sistemi operativi, però almeno abbiamo una sorta, se così possiamo dire, di eseguibile. Nel caso di programmi scritti in .NET, in effetti otteniamo un eseguibile a tutti gli effetti. Mica Microsoft poteva abbandonare decenni di doppio clic così dal nulla. E come fa, visto che anche in quel caso si ha un bytecode? Fai di fatto una cosa piuttosto semplice. L'eseguibile generato da .NET contiene un codice minimale nativo per eseguire la runtime. Quando si fa doppio clic, il sistema operativo, Windows in questo caso, esegue il codice nativo che permette di lanciare la runtime. E stop. La runtime sa che è stato eseguito da quel specifico eseguibile e si va a caricare il bytecode in esso contenuto. Anche con Java si può fare una cosa simile, ma lo si fa utilizzando dei tool esterni e quindi non fa parte di questo video. Ma non abbiamo dimenticato qualcosa? Sì, abbiamo dimenticato i compilatori che compilano da un linguaggio ad un altro linguaggio. Questa cosa è parecchio comune e viene definita transpiling, che di fatto è quello che fanno i compilatori, sì, quando compilano il sorgente in assembly. Anche TypeScript è un altro esempio. Seppur io non l'ho mai utilizzato in prima persona, il codice sorgente scritto in TypeScript viene compilato in JavaScript. C'è anche NIM, e codice scritto in NIM viene compilato in C. E così via. Tra i vari motivi disparati per cui esistono compilatori sorgente-sorgente, ovvero i transpiler, è per facilitare il porting, ovvero l'atto di reimplementare un programma scritto in un linguaggio A nel linguaggio B. Anziché di riscriverlo da capo, uno prende quel codice sorgente e lo ritraduce. Benissimo, pinguini, siamo giunti fino a questo punto vivi. Non so bene come, ma ci siamo arrivati. Ho dovuto sorvolare alcuni dettagli, ma se volete che approfondisca un determinato argomento, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Prima di andarmi a fare una bella disamina rilassante, vi rimando agli altri contenuti che porto su questo canale e quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kino.